Mister, è iniziata la nuova stagione, un Verona molto rinnovato, un Verona molto internazionale, ci sono tante novità quest'anno. Sì, direi proprio di sì, le novità partono dallo staff, uno staff molto affiatato, di qualità, e questo fa già ben sperare. Poi tantissime straniere, tante giocatrici nuove, abbiamo deciso di cambiare rotta, il mercato non è ancora finito, arriveranno altre due giocatrici, mi auguro importanti, perché vogliamo fare comunque una buona stagione. È un momento strano per il calcio femminile, tantissimi cambiamenti un po' in tutte le squadre, forse potrebbe essere un momento di svolta. Io mi auguro di sì, questo calcio deve crescere e per crescere ha bisogno di giocatrici che abbiano una grossa professionalità. Su questo l'estero ci può aiutare, noi abbiamo battuto questa pista, speriamo di essere dei buoni precursori. Qui a San Zeno di Montagna si sta lavorando parecchio. Sì, si lavora tanto, il posto è eccezionale, l'amministrazione ci ha messo a disposizione un impianto stupendo e noi ci stiamo dando dentro per presentarci ai nastri di partenza in condizioni ottimali. Là dietro ci sono già i tifosi che vi seguono fin dai primi allenamenti. Ma speriamo che ce ne siano tanti quest'anno e speriamo soprattutto di dargli tante soddisfazioni.